Sì, buonasera. I lavori sono terminati, stanno per terminare adesso nell'aula sinodale, secondo momento di riflessione e di dibattito sul disegno di Dio, sul matrimonio e famiglia e sulla conoscenza e la ricezione della Sacra Scrittura e dei documenti della Chiesa sul matrimonio. Seconda sessione dunque nella prima congregazione generale, mentre stamattina ad aprire i lavori è stato proprio Papa Francesco, che, come avete giustamente ricordato, ha dato soprattutto indicazioni di metodo, ha insistito sulla necessità della sinodalità, ha spiegato a cosa e come deve essere condotta questa assise, indicando dei criteri ispirati alla trasparenza, alla franchezza e soprattutto all'ascolto umile gli uni degli altri. Ma allora sentiamo subito con quali parole ha aperto i lavori. Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro. Nessuno dica questo non si può dire, penserà di me così o così. Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia. Dopo l'ultimo concistoro, febbraio 2014, nel quale si è parlato della famiglia, un cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo non va bene. Questo non è sinodalità, perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire, senza rispetto umano, senza pavidità. E al tempo stesso si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità. Per questo vi domando, per favore, questi atteggiamenti di fratelli nel Signore: parlare con parresia e ascoltare con umiltà. E proprio la presenza del Papa, ha detto Bergoglio, garantisce tutte le posizioni di tutti e soprattutto non mette in discussione il patrimonio di fede. E, oltre le indicazioni di Papa Francesco, anche quelle del segretario generale, il cardinale Baldisseri, che ha dato delle indicazioni tecniche sullo svolgimento dei lavori. Ricordiamo che sono 191 i padri sinodali, più 62 tra uditori, esperti, coppie che partecipano alla discussione e delegati fraterni, quindi un gruppo di persone nutrito che ogni giorno si deve confrontare attraverso degli interventi che non devono durare più di 4 minuti e che in ogni caso sono programmati e che deve naturalmente interagire anche attraverso diversi strumenti tecnici, a cominciare dalle traduzioni fino agli strumenti per la votazione, perché la novità di questo primo sinodo straordinario sulla famiglia è che i padri saranno chiamati a votare un documento finale, la Relatio Sinodi, una novità che prende il posto delle preposizioni che in genere venivano offerte al pontefice e che dopo dovranno anche votare un messaggio finale che sarà indicato alla cattolicità e al mondo, sarà inviato alla cattolicità e al mondo. Naturalmente queste le novità, anche qualche indicazione pratica. Avremo naturalmente il piacere di leggere sui giornali interviste ai padri sinodali e cardinali e agli arcivescovi. Ma c'è il divieto assoluto per i padri sinodali di twittare durante i lavori. Questo è l'unico no che è stato dato a coloro che lavorano appunto questa importante assise. Ma ritorniamo ancora stamattina. Naturalmente era attesa la relazio ante disputazione, ma il testo con cui il relatore generale, il cardinale Erdo, arcivescovo di Budapest, presentava i temi del sinodo e ha parlato ai suoi fratelli.
esponendo quelle che erano un po' le linee dell'Instrumentum Laboris, il lavoro preparatorio fatto negli ultimi anni. Ebbene, un testo molto lucido, di grande realismo, con alcune rassicurazioni, il fatto che non c'è nessuna contraddizione tra dottrina e linea della misericordia indicata da Papa Francesco, con l'attenzione e il focus su quei temi che hanno in qualche modo animato anche il dibattito prima dell'apertura del sinodo, in particolare la questione dei divorziati risposati e quella degli omosessuali, e poi anche l'attenzione alla realtà della famiglia oggi sotto pressione, senza dimenticare però la necessità riportare il messaggio cristiano sul matrimonio e la famiglia, sottolineando la gioia, ma allo stesso tempo dando anche risposte vere, impregnate di carità ai tanti problemi che in questo momento l'affliggono. Tra i tanti problemi sottolineati, naturalmente, la mancanza di lavoro, la fragilità familiare, le difficoltà dei ritmi che sottopongono la famiglia a uno stress notevole, insomma quelle che sono le condizioni in cui vivono le famiglie moderne. Quindi è iniziata subito dopo la discussione, anche iniziato oggi il primo briefing, la prima comunicazione all'esterno, il primo di una serie che sarà tenuta in sala stampa Vaticana. Questa mattina partecipavano lo stesso relatore, il cardinale Erdo, il segretario generale del Sinodo Baldisseri e anche il segretario aggiunto Monsignor Forte. Anche loro hanno sottolineato l'impronta data dal Papa al Sinodo, l'estrema collegialità, e hanno allo stesso tempo indicato questa decisa attenzione alle coppie che vivono momenti di fragilità. E da Vaticano è tutto, linea allo studio.